remember the dream? Ciao a tutti, qui è Gentubers con Tommy e Yaki. Yaki vuole fare l'intro anche questa volta, io non capisco, vuoi fare sempre te? No, vabbè, il canale è tuo, puoi farci quel che vuoi. Oh, l'hai detto prima. Stronzo. Comunque quelli mi sa che la fai la becchi. Prima, quando vai a seguire. È il nostro obiettivo, no? Ah, per farli inseguire. Sì. Adesso vediamo. Vediamo un po'. No! Wow, no! No! Non ci credo! Tommy, non ci credo! Avete visto, ragazzi, che cavolo di pelo? Solo fuckboy ti può dare queste missioni. Aspetta, se noi ci mettiamo il raggio della morte fa. Lo becca all'inizio. No, non lo becca all'inizio. Speriamo. Attenzione. Vediamo se la logica di Yaki ha funzionato. Grandi gestini in questa puntata, ragazzi. Sono un flakboy tattico, non c'è niente. Speciali notevoli. Mamma mia. E adesso sono cazzi. Ma no, è abbastanza facile. Perché facile. Il secondo è sempre il più facile? Più difficile, forse. Sì. Scusami, non so coordinare la bocca mentre gioco. Allora, la prego di scusare. È che devi beccare il 2 per tirarlo fuori. Ci cacciamo questo. Che lo fa rimbalzare. Che lo becchi? Sì, perché basta toccarlo qui, non deve stare sopra. E però poi come lo rilancio. E speriamo che cada. Beh, sì, intanto vediamo. Fai gli esperimenti. So se metti un po' di mine. No, che lo insegua. Eh già. Ah, già, ecco anche. Intanto vediamo. Ci vuole un po' di mini che lo faccio andare in là. Sì. Però c'è. Sai che forse non serve neanche quel coso di chi te ne fermo? Sì. Perché sennò si incastra qua sotto. E poi vabbè, lì ci mettiamo. Lì ci metto la morte nera. No. Del punto che va in là. No, la morte. La morte nera, era meglio. Era meglio del coso. Non so però se è abbastanza. Nel caso sopra ci metto un coso. Ma che cazzo di giri? Mamma mia, quando si gioca ad esperienza. Mamma mia. Oh, abbiamo finito la serie. No, sono andato. Mostra la fine. Ciao Flak. Purino. Ah, già è vero, sei andato in modalità, ma penso sia gioco libero. L'hanno scritta al contrario. È infatti livello libero. Cos'è? Protetta. Puoi fare tutto quello che vuoi, non ci sono divertiti e basta. Ah. Quindi ragazzi. Ah, guarda. Cos'è? Oh my god. Facciamo vedere tutti i vari paesaggi. Che. Anfiteatro anche. Furia in gabbia. LOL. Anfiteatro direi. Ok ragazzi, allora. Divertiamoci per l'ultimo episodio alle spalle del povero Flakboy. Io metto solo queste e lo teniamo in volo e poi piazziamolo in volo. Tutte quelle robe che lo sopportano. Ci metteremo un po'. Dai. Intanto vi ricordo che è in corso il contest per i 500 iscritti, un po' in ritardo. Non so se questo video lo caricheremo. Beh cavolo, beh sì, spero proprio di sì. Comunque la scadenza è il giorno 4, quindi affettatevi, andate subito, andate a vederlo. E beh, già che ci siamo... vi diciamo già di consigliarci altri giochini epici, perché questa era partita come un giochino epico. E infatti poi è diventata una serie, ma vabbè. Sono cose che capitano. Sono cose che capitano. E adesso non le metti? Ah sì, con calma, qua tanto abbiamo un budget infinito. E non è infinito, sono molto grandi. Sì, vabbè. Perché quella è fatta diversa? Si sente la scusa. Non mi interessa. La vita è fatta così, Tom. Aspetta! Non c'è spazio per la papera.
Vabbè, tanto gli sparo comunque. No, cazzo. È operazione di logistica questa. Non so se ci stia. Grande! Aia, lo vedo malissimo! Malissimo lo vedo! E via. Vediamo, vediamo quando anche va a beccare la mina lassù, la beccata. Ha già preso tutte le mine? No, c'è questa qui. No, ha già preso tutto. Fuckboy di flipper. Beh, direi che possiamo terminare questo episodio. Però lì tutti i colori. Quindi consigliate sul giochino epico, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Yaki, Tommy! Ci vediamo nel prossimo episodio di giochini epici. Adesso aspettiamo che finisca di saltellare. Sì, era un per completezza. Bam. Si dirà che stagione che sono. Ok ragazzi, questa serie è stata divertente, non troppo lunga ma piacevole. Sì. Consigliateci nuovi giochini e ciao. Ciao.